Trovare le parole è davvero difficile in questo momento perché il Brescia perde una partita sulla carta difficilissima contro un ottimo Genoa che non ha assolutamente rubato nulla e anzi ha messo a nudo quelle che sono le grossissime difficoltà di una squadra davvero purtroppo costruita male e con la presunzione di chi l'ha costruita. Un Brescia che viene affossato dai suoi stessi errori, come quello di Andre Nacci e di Warren, che sono il primo gol, come quello di Papetti e di Jallo nella seconda frazione di gioco che dà modo a Gudmundsson di segnare il 2-0 e poi quello finale che ai fini del risultato conta poco, ma conta tanto per la sostanza. Perché Brescia è ultimo a 28 punti in coabitazione con la Spal, è un Brescia che non riesce a vincere, un Brescia che non tira mai in porta, un Brescia che non fa mai gol. E queste sono delle lacune pesantissime per una squadra che vuole salvarsi. Noi dicevamo che con i pareggi non ci si salva, ma a maggior ragione con le sconfitte, soprattutto se le avversarie cominciano a correre. Di partite ne mancano ancora 8, c'è ancora speranza, è l'ultima chiaramente a morire, ma davvero è brutto vedere una squadra così senza nerbo, con soli pochi giocatori che si salvano, in particolare Ndoye e Bisuli su tutti, nella fattispecie nella sfida contro il Genoa, l'allenatore che continua a perseverare in questo modulo. Bisognerebbe osare forse qualcosa di più della serie o la valla spacca per cercare davvero di agguantare la salvezza. Speriamo nel pesce d'aprile.